Buonasera ragazzi, come state? Ben ritrovati in un nuovo video. Lo so, vi avevo promesso la prediction alla classifica finale di Serie A, però poi mi sono reso conto che prima di arrivare definitivamente a parlarvene c'è bisogno di un altro passaggio. Io in realtà la prediction l'ho già scritta, quindi non è tanto un problema di essere indeciso su alcune posizioni, no, quello ce l'ho già abbastanza chiaro. Però prima di tutto mi sono domandato, quali squadre hanno il dovere morale di vincere lo scudetto? E per dovere morale provo a spiegarmi, e cioè relativo a quello che è l'economia legata al calcio, perché lo sappiamo bene, ogni squadra è allo stesso tempo una piccola azienda. Ci sono i calciatori, gli allenatori, lo staff, ma anche tutti quelli che lavorano quotidianamente per far sì che le partite possano essere giocate, disputate e mantenere la sicurezza. Quindi ci sono dei costi di gestione da parte di tutte le squadre, chi più chi meno ovviamente in base agli obiettivi. Però credo anche che gli obiettivi di una squadra debbano essere razionati in base a quelle che sono le spese effettive. E dato che questo è un canale a tema Juve, mi piacerebbe semplicemente capire dove sta andando la Juve per quelli che sono i soldi che vengono spesi, per quelli che sono gli acquisti e le cessioni che vengono fatte e per quelli che sono gli obiettivi poi anche dichiarati. E quindi prima di tutto cerchiamo di fare un focus sulla Juventus rapportato con le altre squadre in Serie A. Ve lo dico subito, mi sono mosso e ho raccattato qualche dato che considero molto interessante. È stato un lavoro abbastanza interessante e lungo, quindi vi chiedo un supporto con un mi piace o un commento qui sotto, e vi lascio anche in descrizione tutti i link dei siti che ho utilizzato appunto per reperire questi dati. Quindi mettetevi comodi, vi farò vedere inizialmente una tabella con le prime 8 squadre di Serie A, quindi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta, e poi vi farò invece vedere una tabella riepilogativa con tutte e 20 le squadre di Serie A. In questo momento andremo a discutere soltanto delle prime 8. Il primo sito che voglio citarvi ovviamente è Transfermarkt. Perché? Perché Transfermarkt l'altro giorno ha pubblicato questa grafica sul suo Twitter, ed è la grafica di fine mercato di Serie A con la top 20, quindi tutte le squadre di Serie A per spese. Il Milan è la squadra che ha speso di più, 112 milioni di euro, è stato assorbito un pochettino con la cessione di Tonali, poi ha fatto un mercato di un certo tipo, intelligente e anche ambizioso se vogliamo, perché sono arrivati tanti giocatori nuovi e tanti giocatori giovani. È arrivato il Napoli con 104 milioni di euro spesi, anche qua una cessione, quella di Kim, dolorosa ma che è servita per rifinanziare il mercato. E poi c'è la Juventus, e come ci dice anche quell'asterisco sono inclusi i riscatti, quindi 79,6 milioni di euro, ma dobbiamo contare anche i riscatti parziali di Ken, di Locatelli e di Milik, per dire che sono giocatori diventati a titolo definitivo dalla Juventus ma che prima erano in prestito da altre squadre. E poi abbiamo l'Atalanta con 68,5 milioni, che ha ceduto pure Højlund e poi ha reinvestito. E poi abbiamo l'Inter con 63,2 milioni, che ha ceduto Brozovic e poi ha reinvestito. E a sorpresa al sesto posto abbiamo un Sassuolo che comunque ha venduto, come al solito, tantissimi giocatori per poi reinvestire in altri profili da valorizzare e cercare di vendere successivamente. Insomma, questa era perlomeno la classifica di mercato della Serie A, e possiamo vedere che le prime due squadre a aver speso di più sono il Milan e il Napoli, e a ruota poi c'è stata la Juve, che quest'anno si è preoccupata più che altro di far respirare un pochettino il bilancio e cercare di alleggerire il monte ingaggi. Quante volte ci siamo detti questa cosa qui? E andremo a vedere se in primis è accaduto e in seconda battuta di quanto, e poi andremo semplicemente a valutare quella che è la rosa della Juventus e cercheremo di capire se il valore di mercato è idoneo per essere una squadra a scudetto. Proprio da qui voglio partire, perché Transfermarkt proprio oggi ha aggiornato i valori di mercato presenti all'interno del suo sito, ma non voglio semplicemente buttarvi lì così dei numeri freddi, e quindi cercherò di fare il paragone su quello che è il valore di mercato attuale, ma non solo, mi piacerebbe anche andare a prendere quello che era il valore di mercato prima dell'inizio del campionato scorso, quindi al 15 agosto 2022, e quello che era invece il valore di mercato al termine dell'ultima giornata di campionato scorso, proprio per vedere quelli che erano i valori dei giocatori prima di iniziare il campionato e poi se ci sono state squadre in grado di valorizzare i giocatori oppure di svalutare i giocatori, perché accade anche questo. Quindi immergiamoci e andiamo a vedere. Come possiamo vedere, il Napoli l'anno scorso ad agosto aveva un valore della rosa di 434 milioni, poi dopo la vittoria dello scudetto questo valore è lievitato di quasi 200 milioni fino ad arrivare ai 629, ed era diventata la rosa più costosa della Serie A.
In realtà oggi il Napoli è ancora la rosa più costosa della Serie A, secondo Transfer Market, con 577 milioni di euro. Questi sono valori che contano fino a un certo punto per me, perché sono molto sensibili e sono presto influenzabili. Una prestazione di un certo tipo, positiva o negativa, una stagione di un certo tipo, positiva o negativa, e questi valori salgono e crescono a dismisura. Fatto sta che ad oggi la squadra, la rosa, con il valore attuale più alto, appunto, è il Napoli, seguono l'Inter e il Milan con 523 e 529, e poi abbiamo al quarto posto la Juventus con 433 milioni di euro. Cosa significa? Che stando ai valori di Transfer Market, la Juventus come valore di rosa è la quarta forza del campionato italiano. E quando sentiamo che gli obiettivi della Juve dovrebbero essere quelli di entrare nei primi quattro, andiamo ad inserirci esattamente all'interno di questo contesto. Per quella che è la valutazione attuale dei calciatori, la Juventus è la quarta forza del campionato italiano. Ma questo è vero oppure no? Lo impareremo domani, all'interno di quella che è un po' la mia prediction alla classifica finale della Serie A 2023-2024. Ho trovato un sito molto interessante, perché per tante volte io mi sono domandato: ma sì, però come faccio ad avere dei dati interessanti e abbastanza affidabili riguardanti gli ingaggi in Serie A? E quindi vi lascio il link di Capology all'interno della descrizione di questo video. L'ho scoperto soltanto oggi, ma mi ha aiutato a compilare questa tabellina in cui possiamo vedere come si sono mosse le squadre di Serie A dal punto di vista degli ingaggi e quindi qual è anche la squadra più pagata della Serie A. Vi ho messo il monte ingaggi precedente, quindi quello della stagione 2022-2023, e quello attuale, quindi della stagione 2023-2024. Possiamo vedere che l'Inter è la squadra che ha ridotto maggiormente il monte ingaggi rispetto all'anno precedente, quasi 26 milioni di euro risparmiati su tutti gli ingaggi della squadra. Anche la Juve si è mossa molto bene da questo punto di vista ed è infatti la seconda squadra di Serie A ad aver ridotto maggiormente gli ingaggi. Dopo l'Inter, infatti, c'è la Juve con oltre 15 milioni di euro. A seguire abbiamo la Roma con oltre 10 e poi abbiamo il Milan e il Napoli che, insomma, hanno giocato sull'ordine dei 2 milioni. Ovviamente sempre considerando le prime 8, poi al termine del video vi lascerò anche le schermate di tutte le altre squadre di Serie A. Possiamo notare che invece l'Atalanta è una delle squadre che maggiormente ha aumentato il suo monte ingaggi, ben 17 milioni 800 mila euro in più rispetto all'anno scorso. L'arrivo di Scamacca, l'arrivo di De Ketelaere, insomma, giocatori che sono stati pagati abbastanza per le casse. Spiccano anche la Lazio e la Fiorentina, che hanno incrementato di circa 5-7 milioni di euro i loro monte ingaggi. Però rimane un dato: come possiamo notare dal monte ingaggi attuale, la Juventus è ancora e di gran lunga la squadra con il monte ingaggi più alto all'interno della Serie A, 150 milioni di euro. Al secondo posto abbiamo l'Inter con 107,7 milioni di euro, le uniche due squadre sopra i 100 milioni di euro, perché poi abbiamo il Milan e la Roma sui 90, il Napoli e la Lazio sui 75 e poi a scendere tutte quelle altre. Insomma, dopo tutti questi dati abbiamo queste constatazioni, possiamo lavorare su queste logiche. La Juventus è la squadra con il monte ingaggi più alto in Italia e anche la seconda squadra ad aver ridotto di più il monte ingaggi rispetto alla passata stagione, è la terza squadra ad aver speso più milioni all'interno dell'ultima sessione estiva di calciomercato ed è la quarta squadra per valore di rosa. Se dal punto di vista del valore della rosa, ripeto, sono delle variazioni abbastanza frequenti e non sono nemmeno precise, perché sappiamo bene che il calciomercato non può e non si potrà mai basare semplicemente su valori predefiniti, dal punto di vista degli ingaggi invece sono ovviamente delle scelte della società. Qua possiamo aprire un vaso di Pandora infinito e immenso, perché ovviamente il monte ingaggi di una stagione non è soltanto lo specchio del lavoro della singola stagione. Ci sono dei casi spinosi, dei giocatori, dei contratti che possono venire anche da vecchie gestioni, dirigenze passate, come può essere il rinnovo automatico di Alessandro, lo stipendio di Szczęsny, che rimane uno dei più alti all'interno della Juventus, o l'ingaggio di Pogba, che in questo momento per lo stipendio netto, che poi usufruisce del decreto crescita, ma come stipendio netto, equivale allo stipendio del giocatore più pagato della Juventus e della Serie A, 8 milioni di euro all'anno più 2 milioni di euro di bonus. Tra l'altro, notizie di queste ultime ore, proprio la Juventus e Pogba potrebbero incontrarsi a breve per discutere un adeguamento al ribasso del contratto di Pogba, proprio perché
Paul in questo momento non è un calciatore affidabile da quel punto di vista, e la Juventus giustamente vuole cautelarsi o tutelarsi e cercare di abbassare spese di gestione nei confronti di un ragazzo che fino adesso non ha dato grosse soddisfazioni dal suo ritorno in bianconero. All'interno di questo video non voglio darvi opinioni, perché come potete vedere io vi ho soltanto riportato dei dati. La Juventus è la prima squadra per monte ingaggi, l'Inter la seconda, sono le uniche due sopra i 100 milioni. Poi abbiamo il Milan e la Roma, poi abbiamo il Napoli e la Lazio e poi tutte le altre. Allo stesso modo il Napoli, campione d'Italia in carica, ha bene o male mantenuto lo stesso monte ingaggi ed è la rosa con più valore all'interno della Serie A. E poi ci sono il Milan e l'Inter che sono molto vicini e, come abbiamo già detto, hanno degli ingaggi anche differenti. Quindi possiamo vedere che comunque quella che è la valutazione della rosa e quelli che sono invece i milioni di euro che vengono riconosciuti ai calciatori, agli allenatori, agli staff, non sono proprio una cosa che va di pari passo. Ma, ed è un concetto importantissimo che dobbiamo stamparci nella mente quando facciamo la valutazione sulla carta del valore tecnico di una squadra, abbiamo anche visto che il Napoli l'anno scorso partiva con un certo valore di rosa, è arrivato al termine della stagione grazie alla valorizzazione di determinati giocatori, quel valore lì è esploso. E qui, secondo me, si andrà a articolare tutto il contenuto di domani, che sarà appunto la mia prediction alla Serie A finale, per capire se la Juventus può davvero puntare allo scudetto, se è un sogno, se è un obiettivo concreto e tutte queste cose che comunque stiamo continuando a domandarci da mesi, mesi e mesi, anche dopo queste prime tre partite di Serie A. Come vi dicevo, signori, vi lascio le schermate dei file Excel che ho compilato con tanta cura e tanto amore. Vi chiedo soltanto una cosa: se andate a utilizzare nuovamente questi file in giro per internet, citate la fonte. Io vi lascio comunque un watermark all'interno dei file, così potete anche non fare i furbetti, però nel caso ci tengo a essere citato, proprio perché, come vi dicevo, andare a reperire le informazioni su questi siti e convertire all'interno delle tabelle, beh, ha richiesto un intero pomeriggio di lavoro oltre alla registrazione e al montaggio di questo video. Spero che possa essere stato di vostro gradimento, vi invito ad accendere una discussione qui sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra e niente, noi ci vediamo domani con il video che ormai vi ho già promesso per troppo tempo. Ciao belli, buona serata.